La minaccia che viene dal mare. Chi si avventura sul porto può vederle all'orizzonte, le sagome di decine di navi russe. Aspettano solo il segnale, l'arrivo delle truppe di terra, per cominciare lo sbarco. Odessa attende l'assedio. La spiaggia da qui arriverà l'attacco al porto strategico sul Mar Nero. Qui gli abitanti caricano sacchi di sabbia per proteggere le case, creare trincee per le strade. Russi корабль! Navi russe, andate a quel paese, ripetono gli uomini. L'ultimo messaggio radio degli eroi dell'Isola dei Serpenti è già uno slogan di resistenza. L'esercito ucraino fa saltare ponti per rallentare l'ingresso dei carri armati russi che accerchieranno Odessa. Tornano i fantasmi della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1941 l'assedio durò 73 giorni. Con il fango si coprono graffiti dai colori fluo. Si dice siano usati come segnali dei droni russi. Fascia gialla al braccio e volto coperto per non svelare le identità di chi fa parte delle brigate resistenti. Si pattugliano le strade alla ricerca di sabotatori e poi si attende un'altra lunga notte aspettando l'assedio. A New York, riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il nostro corrispondente Claudio Pagliara. Claudio,